Problema del tromboembolismo venoso nel paziente con cancro è un problema molto importante perché il tromboembolismo venoso è una complicanza molto frequente del malato affetto da cancro e gli studi degli ultimi decenni hanno dimostrato che è la prima causa di mortalità. Escludendo ovviamente il cancro stesso. Quindi il trattamento del tromboembolismo venoso nel paziente col cancro deve essere quanto più possibile efficace e sicuro in modo da evitare le recidive ed evitare le complicanze eventualmente legate al trattamento. La scelta deve essere fatta ovviamente tenendo conto delle condizioni generali del paziente che nel paziente col cancro possono essere estremamente variabili. Abbiamo pazienti che dal punto di vista, diciamo così, clinico complessivo e del loro cosiddetto performance status sono completamente, normali, perdonatemi il termine. Abbiamo invece altri pazienti estremamente compromessi, e in cui quindi il trattamento deve essere particolarmente attento perché potrebbe essere più, dannoso, che talvolta efficace. Attualmente abbiamo, diciamo, fino a poco tempo fa, l'unico trattamento raccomandato dalle linee guida era, come sappiamo, l'eparina a basso peso molecolare, che era considerata il trattamento di prima scelta, ma attualmente abbiamo anche la possibilità di utilizzare, a mio parere, in pazienti ancora selezionati, farmaci, diciamo, più tollerabili e, magari anche più efficaci, in alternativa. Oltre infatti all'eparina a basso peso molecolare, che ripeto, secondo le linee guida sia nazionali che internazionali rimangono ancora il trattamento di prima scelta, adesso abbiamo, e oltre ovviamente agli antivitamina K che in passato abbiamo utilizzato ma che hanno dato enormi problemi, legati soprattutto alla difficoltà di gestire l'INR, adesso ci stiamo pian piano abituando ad utilizzare anche i nuovi anticoagulanti orali o cosiddetti anticoagulanti diretti, che inizialmente non era previsto potessero essere utilizzati nei pazienti con cancro, che infatti nei grandi trials clinici erano stati esclusi. Però per tutti i farmaci anticoagulanti diretti attualmente in uso abbiamo dei dati che sono stati estrapolati appunto dai trials clinici di commercializzazione sul tromboembolismo venoso che riguardano quei pazienti che durante il trattamento hanno poi avuto una storia di cancro e i dati, seppur limitati ad un numero piuttosto esiguo di pazienti, sono stati assolutamente promettenti e questo ha portato quindi all'ipotesi e alla ragionevole ipotesi di poter utilizzare questi farmaci anche in questo tipo di pazienti. E recentemente su New England Journal of Medicine è stato pubblicato il primo trial randomizzato proprio invece dedicato ai pazienti con trombosi, tromboembolismo venoso e cancro e in cui è stata sperimentata l'efficacia e la sicurezza dell'Ixiana, dell'edoxaban, che è uno dei nuovi anticoagulanti orali che ha dato complessivamente dei risultati abbastanza soddisfacenti. Il paziente oncologico che sviluppa un tromboembolismo venoso è un paziente estremamente delicato, soprattutto se parliamo di quei pazienti che sono in chemioterapia, che presentano un performance status compromesso e che quindi presentano delle situazioni come ad esempio una grave piastinopenia o delle manifestazioni emorragiche che possono diventare estremamente pericolose se questo paziente deve anche associare una terapia di tipo anticoagulante. Infatti questo è
questo è il motivo fondamentale per cui gli studi che sono stati fatti dagli anni 2000 in poi hanno portato a considerare l'eparina a basso peso molecolare il farmaco di prima scelta proprio per una sua maggiore maneggevolezza e quindi una maggiore sicurezza rispetto invece agli antivitamina K che risultano di estrema difficoltà nella gestione, soprattutto in questo tipo di pazienti. Devo dire che i dati preliminari dai trials sul tromboembolismo venoso, che riguardano tutti gli anticoagulanti orali diretti, ma soprattutto i dati più recenti che riguardano le edoxaban nello studio XI Cancer VTE, sono invece in questo senso rassicuranti, in quanto hanno dimostrato che l'edoxaban è più efficace nella prevenzione delle recidive di tromboembolismo venoso nel paziente oncologico, e dobbiamo ricordare che nello studio sono stati arruolati pazienti con ogni tipo di cancro e per la maggior parte sottoposti a chemioterapia, quindi a qualunque tipo di chemioterapia, e molti di questi pazienti erano anche pazienti con cancro avanzato, metastatico, anche casi di tumore cerebrale. E in questi pazienti, appunto, dicevo, l'edoxaban si è rivelato più sicuro e più efficace in termini di prevenzione delle recidive, a scapito di un incremento significativo delle complicanze emorragiche, che però sembrerebbero riguardare solo determinati tipi di pazienti, quindi soprattutto i sanguinamenti a livello dell'apparato gastroenterico superiore, che probabilmente sono più legati non tanto al farmaco, ma al tipo di tumore che il paziente presentava, e che comunque non sono stati mai complicanze emorragiche gravi e letali, cosa che invece, per esempio, all'interno dello stesso studio si è verificata nei pazienti trattati con il comparator, che era la delteparina. Infatti, gli unici due casi di morte che si sono verificati tra questi pazienti per complicanze emorragiche si sono verificati in pazienti che non erano in trattamento con edoxaban, ma in trattamento con dalteparina. Quindi diciamo che complessivamente, a mio giudizio, ovviamente facendo una certa selezione del paziente, escludendo quindi quelli che potrebbero essere a maggior rischio di complicanze emorragiche dall'apparato gastroenterico superiore, l'edoxaban potrebbe essere considerato, è da considerare, una assoluta alternativa all'eparina a basso peso molecolare.